Ciao a tutti, io sono Simone Prudenzano e accetto molto molto volentieri l'invito del caro Christian Montagna a prendere parte di questo progetto The Old Blood. Mi pare di capire che si tratti di conversazioni con gente che opera o che ha operato perlomeno nel mondo dell'underground. Christian mi chiedeva di fare una chiacchiera, insomma, tutto sommato informale, senza vari artifici. E a questo punto, insomma, non saprei come cominciare, probabilmente partendo dai primordi della mia carriera, se così si può dire. Quindi non posso non parlare degli anni 90, dei primissimi anni 90. Io ero giovanissimo, ma vabbè, ho dei fratelli più grandi, per cui ho avuto la possibilità di trovarmi subito in dei posti in cui si praticava musica o semplicemente aggregazione. Quegli erano anni in cui c'era la Sacra Corona Unita e in strada la gente si sparava letteralmente. Quindi, insomma, trovarsi in questi posti è stato non soltanto un privilegio, ma anche un modo per pararsi il culo, se vogliamo. Io non pensavo che sarei arrivato a suonare uno strumento, tant'è che non mi è mai interessato che ci fosse una batteria, una chitarra o un basso. Purché si facesse rumore, purché si producesse del casino, in sostanza. Man mano cominciò a diventare un po' più grande e conosco vari musicisti con cui jammo, semplicemente con cui si passavano i pomeriggi in questi garage fatiscenti. Ad un certo punto sono arrivati degli incontri abbastanza chiave. Il primo è relativo all'incontro con Teo De Cillis, Mauro Capogrosso e Francesco Meo. Stringiamo un grande rapporto che, insomma, che dura tuttora e mettiamo in piedi questa band che si chiamava Cosmic Heresy. Non ricordo neanche più esattamente come siano andate le cose, ma semplicemente marinavo la scuola per andare a fare le prove. Nell'arco di un anno ci ritroviamo in studio di registrazione, io ero giovanissimo, non sapevo neanche come potesse essere uno studio di registrazione e come ci si comportasse all'interno. Questo studio era pure rock studio a Brindisi di Nanni Surace, ottimo ingegnere del suono e grande persona. Quindi registriamo questo primo EP che si chiamava Shout Your Name, non ricordo l'anno esattamente, ma ricordo il fatto che appunto fu una registrazione su un nastro da 2 pollici, su un registratore, su un bobinone Studer. Insomma, questo EP viene bene a quanto pare, perché la critica comincia poi a scrivere bene di questo Shout Your Name. Noi eravamo in qualche modo inconsapevoli, ma per qualche ragione avevamo fatto qualcosa di buono. E i giornalisti cominciarono a scrivere quasi come fossimo la band rivelazione del periodo. Tutto sommato, abbiamo subito la fascinazione di quello che accadeva nella West Coast dell'America, per cui almeno io, ma probabilmente anche gli altri tre della band. Andammo in fissa per due band in particolare e per due dischi in particolare, Elements degli Atheist e Focus dei Cynic. A me piacque un sacco perché a differenza del metallo che ascoltavo, notai in loro, insomma, un certo gusto per l'esotismo, quindi un sacco di riferimenti relativi proprio alla cultura sudamericana. Roba di Inca, Maya, eccetera, eccetera, insomma, ne rimasi molto molto affascinato. E da lì in poi cominciamo a fare un sacco di concerti, cominciamo a fare un sacco di concerti e la gente cominciò a volerci bene, mettiamo in piedi una sorta di fan base e decidiamo di registrare nuovamente perché intanto relativamente, cioè in maniera parallela all'attività live, continuavamo a fare le prove e a comporre nuova musica. Così ritorniamo in studio, sempre da Nanni Svorace, al Pure Rock Studio, a registrare il nostro secondo EP che si chiamava Sons of Glass. E in Sons of Glass eravamo leggermente più maturi, ma per quanto mi riguarda faccio quasi un'autorecensione, ma continuavamo a commettere gli stessi errori che insomma, spero oggi non farei più, ovvero quello di
di non aver avuto abbastanza capacità di sintesi, per cui le composizioni erano spesso lunghe, interminabili, con un sacco di parti superflue, insomma, magari una piccola smaltita di fronzoli sarebbe stata necessaria. Ma eravamo molto molto giovani e molto inconsapevoli. E comunque la critica comincia a scrivere anche benissimo di Sons of Glass, quindi io compravo riviste tipo Metal Hammer, Metal Shock, non mi ricordo come si chiamassero, insomma, quella roba lì, e tutti scrivevano bene di noi, top demo qua, top demo là, insomma, eravamo molto contenti e continuiamo a fare un sacco di concerti in giro. Ad un certo punto però le cose cambiano, quindi io, almeno per quanto mi riguarda, ho cominciato a sentire il peso un po' dei limiti del metal, per quanto in passato mi sembrasse quasi lo stile di musica che ti consentisse più margine. Invece comincio ad accusare quindi il peso del genere e intanto continuo a fare le cose con altre band, perché insomma sono sempre stato molto operativo, ho sempre suonato con più gente contemporaneamente. Quindi intanto portavo avanti la mia band di infanzia, che erano appunto i Lonely Blaster, in cui di mezzo c'era anche mio fratello Fabio, e insomma un sacco di amici stretti, Christian Rollo, che saluto, che poi è diventato, come dire, il chitarrista di una band sempre di metal, Heavy Live, molto in gamba. E già sei tipo Mazza, ora fai il barista, grande barista, e tra l'altro grande, grande cantante. E quindi continuo a fare le cose con gli amici d'infanzia, ma intanto cresco e comincio a frequentare l'università, mi iscrivo all'università, all'Accademia di Belle Arti di Lecce. Tra l'altro in quel periodo comincio ad incrociare Christian Montagna ai suoi concerti con i Traitor e con Kaistai Ice. I posti erano quelli, il Candle o l'Istanbul o i magazzini Cetas, credo, insomma. Ci si divertiva un sacco e io stavo facendo nuove amicizie, stavo avviando nuove collaborazioni. Accade ad un certo punto che faccio un ulteriore incontro importante, questa volta relativo alle donne. Mi ritrovo a suonare in una band totalmente femminile, loro erano le Lowland Lovers, ovvero Francesca Mele, Sofia Brunetta e Carolina Bubbico, che poi tra l'altro è arrivata anche a dirigere il Festival di Sanremo. Con loro facciamo un sacco di concerti in giro per l'Italia e siamo sempre praticamente in viaggio. Ero molto molto in gamba. Andiamo a registrare anche il nostro primo disco, lo facciamo a Como, da EDAC Studio, uno studio che poi col tempo è diventato molto 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 apprezzato, tant'è che da lì ci passa un sacco di gente importante, tipo Damon Albarn dei Gorillaz, o Blur, eccetera eccetera. Facciamo questo disco, ma proprio nel momento in cui bisognava andare in giro a promuoverlo, succede che Francesca ci comunica insomma, d'aspettare un bambino, per cui ovviamente per ragioni di logistica, diciamo che la cosa va a puttane e ci fermiamo. Io decido di trasferirmi a Roma e comincio a lavorare in delle produzioni televisive, nel peggio della televisione italiana praticamente, robe tipo C'è posta per te, Italia's Got Talent, Uomini e donne, insomma tutta quella merda lì. Però comincio a farmi anche le ossa sul piano professionale, perché lì ero in veste di fonico. Ero in veste di fonico e intanto comincio a frequentare anche degli studi di registrazione a Roma. Spesso, insomma, piano piano comincio ad essere coinvolto nelle cose come arrangiatore, quindi mi ritrovo a lavorare spesso con un produttore, lui è Santa Rutigliano, tuttora siamo amici e collaboratori. Per cui, insomma, comincio a fare delle prime esperienze sul campo, anche a prendere decisioni relative all'arrangiamento e alla scelta dei suoni dei dischi. Intanto registro un disco in presa diretta su un nastro al Sude Studio di Stefano Manca, uno studio super figo, e con questa band che si chiamava appunto The Elephant ci rimettiamo in furgone e ci facciamo insomma un buon paio d'anni fissi in viaggio, quindi facciamo un sacco di concerti in giro per l'Italia e ci divertiamo come i pazzi. Ad un certo punto questa cosa si placa comunque, perché i musicisti tra di loro cominciano a subire, insomma, probabilmente degli attriti, insomma, compaiono le prime divergenze, quindi
questa cosa viene vanificata, tutti gli sforzi vengono vanificati. Ma io intanto comincio, cioè continuo ad avere rapporti con altri musicisti, sia dal vivo che come produttore e arrangiatore. Intanto ricevo l'opportunità di fare questo tour con Micah Pinson, che è un cantautore, un folk singer americano di Abilene, Texas, per l'esattezza. È stata un'esperienza molto molto bella. Lui è un grande artista, è una cosa che mi ha fatto crescere notevolmente. Quindi, insomma, mi faccio questi giri con Michael Pinson. Intanto faccio anche un tour con una tale Erin Kay, lei è newyorkese. Nella band con Erin Kay c'era anche Appino, che poi fa parte di una band di indie italiano che sono appunto gli Zen Circus. E registro e arrangio un disco di Paolo Zanardi, un cantautore culto della musica italiana. Un giorno nuovo si chiama questo disco, molto bello tra l'altro. Poi cos'altro? Cos'altro mi è successo? Ah, un altro incontro bello, sempre relativo alle donne. Ovvero conosco Matilde Davoli, che è una compositrice e produttrice, produttore, non so come preferisca sentir dire, di un certo livello. Con lei mi ritrovo a fare dei concerti molto molto belli in giro per l'Italia e anche fuori dall'Italia, per cui ho l'opportunità di esibirmi con lei a suonare le proprie canzoni in dei festival strafighi tipo Spring Attitude, Miami o addirittura come si chiama? Primavera Sound a Barcellona, era il 2016, e questa cosa insomma mi rende pieno di gioia e mi fa divertire un sacco. Da lì in poi sono successe un sacco di altre cose. Ad un certo punto, volendo affinare, se si può dire, le mie doti da produttore, decido di tornare in Puglia, quindi abbandono Roma e torno in Puglia per mettere in piedi un mio studio di registrazione dove poter fare pratica, occuparmi della mia musica e quella degli altri. Intanto nasce una nuova band, che è la mia attuale band, principale. Loro sono gli Amorte l'Amore. E quindi registriamo questo primo disco. Nella band c'è Giuseppe De Micis, che è chitarra e voce, Mauro Capogrosso al basso, che altro non è che l'ex frontman dei Cosmic Heresy, quindi insomma le cose tornano, e registriamo il disco da 229 Studio, che era appunto lo studio di Teo De Cillis, ovvero sempre ex Cosmic Heresy, quindi insomma in qualche modo siamo sempre rimasti come fossimo una sorta di gang. Registriamo questo disco, facciamo un sacco di concerti in giro per l'Italia, poi registriamo un secondo disco, questa volta nel mio studio, il primo disco che registro dalla A alla Z, insomma, giù da me. E niente, le cose vanno bene, continuiamo a girare l'Italia, ora siamo alla lavorazione del terzo disco e intanto io continuo ad avere esperienze con altri musicisti fantastici. Non so, ne cito qualcuno, o Petroleum, per cui ho un rispetto infinito, ma tantissimi altri musicisti come Amerigo Berardi, insomma, gente molto molto importante e insomma, davvero preziosa per la musica italiana. Intanto io niente, faccio il piccolo produttore qui nel mio studio a Manduria, in provincia di Taranto. Insomma, non posso che ringraziarti, Christian, per questo spazio. Spero di non avervi annoiato. Mando un bacio a tutti e vi saluto.